divieti, anche il territorio ha bisogno di risposte concrete. Grazie, grazie. Un saluto a tutti. Cara acqua ai farinetti. Grazie, grazie. Grado. Allora, un saluto cordiale ovviamente a tutti quanti voi. Grazie a Beniamino. Bisogna non avere vergogna, diciamo, o avere il senso della vergogna. Ora, per uno che fa il mio mestiere e deve avere a che fare con il mondo politico, che devo fare? Me ne devo andare, insomma. Certo. Sono tutti svergognati. Tutti svergognati. Il senso della vergogna è un sentimento antico dei nostri padri, di tua nonna, di quelli che venivano alla terra, di quelli che conoscevano la fatica della vita, il sudore della fronte. Nella mia vita la lezione più importante che io ho appreso, credo che me l'abbia data mio padre, non è una lezione culturale, religiosa. Era non vergognarsi del sudore dei padri. E questa cerco di trasmetterla ai miei figli, non vergognarsi del sudore dei padri. Sono sentimenti antichi, non ci sono più. Se io dovessi cercare questi sentimenti dovrei cambiare mestiere. D'altra parte noi oggi ci vediamo, ecco, io sentendo anche la discussione di oggi percepisco che ci sono due mondi completamente diversi. C'è il mondo dell'imprenditoria, il mondo di chi rischia, il mondo di chi ha coraggio. Il mondo di chi ha anche la gratificazione di vedere cose realizzate, che è una cosa decisiva. Poi c'è tutto un altro mondo, che è quello che io sono costretto a praticare. È complicato. Dobbiamo passare dal dovere al piacere. Qui ti posso tranquillizzare, qui il piacere se lo sono già preso tutti quanti. Dovere è l'ultimo dei problemi che avvertono. D'altra parte posso dirvi che ci incontriamo oggi, almeno io, una grande consolazione, dopo aver visto il video del Presidente del Consiglio. Avresti mai immaginato che a Palazzo Chigi ci fosse il cabaret? Ho visto queste immagini, mi sono emozionato, il Presidente del Consiglio che camminava. Che bello. Poi entrava nell'aula del Consiglio dei Ministri. Suonava la campanella e tutti i ministri che battevano le manine. Gesù, Giuseppe e Maria, il ministro Pichetto, diciamo, con il cappello a tre punti. Mi sono ricordato, Heidi, le caprette ti sorridono, ma in quale paese del mondo, santo Dio, ma in quale paese del mondo? Ci riduciamo al cabaret, dobbiamo avere fiducia di chi? Ovviamente devo dirti per onestà intellettuale che il panorama è desertificato a 360 gradi. Allora, venendo a noi, io voglio partire da questo sentimento di fiducia che avete voi, di ottimismo che non potete non avere. Come imprenditori non potete non guardare con fiducia al futuro, ma abbiamo, ripeto, questa doppia realtà, la realtà di chi lavora, di chi si alza la mattina, di chi costruisce, di chi inventa, di chi rischia, e poi abbiamo il mondo della politica e delle istituzioni che è tutta un'altra cosa, e rispetto al quale non c'è nessuna operazione possibile di autoconsolazione. Bisogna guardare in faccia la realtà per quella che è.
Noi abbiamo in Italia due problemi drammatici. Non riguardano gli imprenditori, alla fine riguardano poi gli imprenditori, ma riguardano chi dovrebbe decidere sul piano politico. Primo problema drammatico e di fondo, tutto il resto sono dettagli. In Italia, rispetto ai tedeschi, lavorano 20 cittadini su 100 in meno. Su 100 persone in età lavorativa attiva, in Germania lavorano 76 persone, in Italia 56. Abbiamo 20 persone su 100 impegnate a creare ricchezza. Primo dato. Il secondo dato sono i dati del DEF 2023. L'Italia paga nel 2023 di interessi sul debito pubblico accumulato 75 miliardi di euro. La previsione è di pagare 85 miliardi di euro nel 2024. 91 miliardi di euro nel 2025, 100 miliardi di euro di interessi sui debiti con questo tendenziale nel 2026. Noi dovremmo governare l'Italia e creare processi di sviluppo, e creare innovazione, e creare lavoro avendo questo peso sulle spalle, che è il peso più grande fra tutti i paesi del mondo. Abbiamo 1.500 euro, qualcosa in più, pro capite di debito pubblico da pagare. Questi sono i due problemi di fondo che sono di fronte al sistema Italia e che dovrebbero essere affrontati da un governo, da una classe politica, rispetto alla pesantezza e drammaticità di questi problemi. Io non vedo neanche la consapevolezza. Stiamo continuando a balbettare. A balbettare. Un primo avvertimento, poi vi dico come siamo combinati per il Sud, un primo avvertimento per quanto riguarda il mondo imprenditoriale. Farinetti lo ha detto in maniera chiara. Nessuno si illuda di poter andare avanti massacrando altre componenti della società. Chi vi propone questo? Vi propone il suicidio. Cioè, noi siamo arrivati a un punto tale di tensione sui salari, cioè sulle possibilità di vita reale, che se perdiamo questo equilibrio abbiamo perduto la pace sociale. Dopodiché ce ne andiamo a fondo tutti quanti, imprenditori e lavoratori. Questo equilibrio è essenziale per andare avanti. Badate, in Italia non abbiamo, io non credo che sia quello il livello, le aree di povertà che ci dicono le statistiche, io non ci credo. Abbiamo un livello di consumi, anche di consumi opulenti, che è talmente elevato da risultare incompatibile con un 13% di povertà. Se avessimo il 13% di povertà reale avremmo la lotta armata in Italia. Ma vi è un livello tale di consumo, qualcuno lo ha teorizzato come società signorile di massa, che ci lascia qualche dubbio sui livelli reali di povertà. La povertà c'è, quella vera, è cresciuta, c'è gente che non riesce a mangiare. Ma vi sono anche fiumi di risorse occulte che arrivano nelle famiglie, altrimenti l'Italia non potrebbe reggere. Il dato di fondo, per chiudere su questa prima considerazione, è questo. L'imprenditoria è dinamica, l'imprenditoria è creatrice, ma nel confronto 10-1 con i giapponesi perdiamo, perché non abbiamo un sistema e non abbiamo un'organizzazione. Il risultato è che negli ultimi 20 anni l'Italia aveva il 18% del prodotto interno lordo dell'Unione Europea. Oggi abbiamo il 14% del PIL. Abbiamo perso una ventina di punti rispetto ai francesi e ai tedeschi. Questo è il dato brutale davanti a noi.
Dunque, se voi sommate questi due dati macroeconomici, perdita di PIL, quantità di forza lavorativa attiva impegnata a produrre ricchezza, interessi sui debiti che dobbiamo pagare, capite che siamo un paese che fa fatica e farà fatica a correre, a competere con altri paesi del mondo. Poi avremo sempre momenti di creatività, di fantasia, di innovazione imprenditoriale, ma avremo un flusso che continuerà di giovani professionisti che se ne andranno via dall'Italia a fare fortuna dovunque nel mondo, perché sono sicuramente i più creativi, ma in Italia no. Abbiamo perduto 1,5 milioni di abitanti negli ultimi 10 anni nel Sud, 600.000 giovani hanno lasciato il Sud, il 40% laureati. In parte hanno recuperato opportunità di vita in Emilia-Romagna, in Lombardia. Siamo contenti per loro. In parte se ne sono andati fuori, ma qui non rimangono. Ora, come pensa l'Italia di affrontare questi nodi strutturali, almeno chi ha la consapevolezza di questi problemi strutturali? In due modi. PNRR e l'autonomia differenziata. Queste le due risposte che cercano di inventarsi. PNR è una grande occasione di rilancio del nostro paese, l'autonomia differenziata è un'occasione per liberare la parte dinamica del paese dalla palla di piombo al paese rappresentata dal Mezzogiorno d'Italia, per correre meglio. Sono due illusioni, entrambe. PNRR, diversamente dai francesi, noi aggiungiamo una R in più perché siamo barocchi. Cazzo, sentite, resilienza. Piano di ripresa, punto. Piano nazionale di ripresa e di resilienza, poi la parola è bella. A proposito di comunicazione, noi abbuffiamo i nostri interlocutori di resilienza, di postura, di confidenti, tutti pipì. PNRR, non abbiamo detto agli italiani che il 60% di quei 211 miliardi li dobbiamo restituire, sono prestiti che si aggiungono agli altri miliardi che dobbiamo, ci avviciniamo ai 3.000 miliardi di debito pubblico da qui al prossimo anno. A questi aggiungiamo anche i debiti che dobbiamo restituire nell'ambito del PNR, ma nessuno questo lo dice. La sensazione che stiamo trasferendo agli italiani è che noi abbiamo avuto in regalo dall'Europa 211 miliardi di euro, stanno lì, li dobbiamo prendere, non siamo capaci di... Il 64% di quelle risorse sono prestiti che vanno restituiti e che dovranno pagare quelli che verranno dopo di noi. Bene, noi abbiamo preso in mano il PNRR e siamo stati talmente capaci da attribuire queste risorse a 5.700 soggetti attuatori. Ma questo è un paese serio, ma questa è una classe dirigente, ma si può immaginare che possano investire oltre i 200 miliardi di euro 5.700 stazioni appaltanti? Abbiamo considerato stazioni appaltanti i comuni di 5.000 abitanti, le aziende municipalizzate, le aziende di trasporto, le aziende di pulizia. Perché quelli che c'erano prima al governo erano talmente furbi che volevano fare un'alleanza non con le regioni ma con 8.000 comuni italiani per tagliare fuori le regioni. Beh, sono andati a sbattere contro il muro. Non ce la faremo a spendere queste risorse. Non ci sono capacità progettuali, non c'è il personale amministrativo, non c'è il contesto burocratico e giudiziario per consentire quegli investimenti. Sapete che solo per varare un progetto dobbiamo acquisire un altro parere, do not significant harm, non produrre danno ambientale,
solo per avere questo parere, passeranno mesi. Poi dobbiamo utilizzare la piattaforma digitale Regis, che non funziona. Sono stati incaricati i prefetti di mettere insieme le tesorerie provinciali della Banca d'Italia per verificare il livello di spesa e di certificazione, un manicomio. Questo non è un paese abituato a investire. Non ce la faremo ad attuare il PNR. Adesso che cosa si è inventato il ministro Fitto e il suo Dante Causa, Heidi? Seppure girata dal palazzo, qui suona la campanella. E tutti i ministri seduti là, come tanti pinguini. Non vi vergognate. Vabbè. Fitto si è inventato questo. Lo dico agli imprenditori meridionali, siccome sappiamo che non riusciamo a spendere i 200 miliardi, siccome vi sono progetti che sicuramente noi non realizzeremo entro il 2026, che cosa facciamo siccome siamo furbi? Abbiamo un altro capitolo finanziario, si chiama l'FSC, Fondo Sviluppo e Coesione, che dovrebbe essere destinato al Sud per l'80%, per legge dello Stato. Però siccome i fondi FSC hanno come scadenza di rendicontazione ti sei fatto il tampone io comincio ad avvertire qualche stavo bene quando sono venuto Oscar, voglio bene. Allora, Fitto che si è inventato? Dice, abbiamo un fondo, la cui scadenza è il 2029, non 26. Noi facciamo una cosa molto semplice, prendiamo i progetti che non riusciamo a realizzare e li finanziamo con l'FSC. Risultato. Da 9 mesi stanno bloccando 21 miliardi di euro che sono pronti, destinati per l'80% al Sud. La Regione Campania dovrebbe avere 5 miliardi e 600 milioni di euro bloccati da 9 mesi. Abbiamo fatto il riparto 9 mesi fa, ma nella indifferenza generale stanno compiendo un atto di delinquenza politica, così si chiama. Che cosa vuol dire, lo dico agli imprenditori meridionali, vuol dire che in Italia in questo momento si sta liquidando la politica di coesione. È chiaro quello che sta succedendo? Già la politica di coesione era liquidata prima, perché in gran parte i fondi europei coprivano le risorse ordinarie, non erano fondi aggiuntivi. Ma in questo momento stanno togliendo anche i fondi che erano destinati necessariamente al Sud. E nessuno dice niente. E quella suona la campanellina. E ci ride pure in faccia, si gira. Allora, noi oggi siamo in questa situazione. PNR non andrà avanti. Stanno prelevando 21 miliardi di euro di fondo per la coesione per spostare su questi fondi le opere che non riescono a completare per il 26, con il risultato di doppia truffa per il Sud. Ci tolgono i soldi e li utilizzano non per il Sud, ma spalmando queste risorse sul piano nazionale. Io voglio essere fiducioso, ma in questa condizione è dura, è complicata, che veramente dobbiamo passare alla lotta armata. Non voglio dire il lanciafiamma, se no poi mi fa. Ma siamo a quel punto. La seconda illusione è quella che riguarda l'autonomia differenziata. Dicono i miei confratelli del Nord, voi non riuscite a spendere, date i soldi a chi riesce a spendere. La prima falsità è questa. Chi non riesce a spendere in Italia sono i governi nazionali, non le regioni. La certificazione di spesa del Ministero dello Sviluppo è 33%. Non hanno certificato neanche le opere fatte sulla banda larga. Ministero della Sanità non ne parliamo.
Ministero delle Infrastrutture deve ancora fare i collaudi per i treni che la Regione Campania ha acquistato 2 anni fa. Per fare la certificazione della spesa dobbiamo fare i collaudi. Quindi chi non riesce a spendere è in primo luogo il governo nazionale, non le regioni. Ci sono regioni che hanno ritardi, per l'amor di Dio, ma i ritardi più grandi sono in sede governativa. Non solo, ma dal punto di vista della spesa pubblica, la spesa pubblica media certificata dall'Istat è in Italia di 16.000 euro per il centro-nord, di 13.000 euro per il centro-sud, di 12.000 euro per la regione Campania. Noi abbiamo fra 4 e 5.000 euro in meno di spesa pubblica, altro che la palla di piombo al piede. Il sud è oggetto di una rapina clamorosa da decenni. E non ti sta parlando un amministratore che è abituato alla lamentazione, io sono abituato a combattere. E siamo pronti, l'ho detto a tutti i miei confratelli del nord, ad accettare la sfida dell'efficienza nei confronti di chiunque. Se ci sono imprenditori di Federfarma, lo dico a te, siccome tu hai rapporti con il mondo dell'informazione, sai qual è la regione che paga i farmaci nei tempi più brevi in Italia? Non è il Trentino, è la Campania. Paghiamo a 17 giorni. Ricordate, memorizzala così quando fai le presentazioni di noi, l'efficienza, dice c'è un posto in Italia dove splende il sole, dove c'è pure la Reggia di Caserta. Bene, non è questo il punto, noi siamo pronti ad accettare la sfida dell'efficienza, ma facciamo un'operazione verità. Quello che è accaduto nell'ambito del PRR è clamoroso. C'è un capitolo che riguarda la sanità, mi pare una 20 miliardi di euro complessivamente, no? Dopo la pandemia hanno deciso che bisognava potenziare la medicina territoriale, bene, si sono inventati di realizzare nei territori, per decongestionare gli ospedali, centinaia di case di comunità. La Regione Campania deve realizzare 172 case di comunità. Vi prego di immaginare che cosa significa 172 progetti, il progetto, la parte amministrativa, il direttore dei lavori, il finanziamento, per non dare alibi ai nostri amici del nord. Abbiamo fatto uno sforzo eccezionale, abbiamo dotato la Campania delle progettazioni di tutte 172 le case di comunità. Dopodiché alla domanda che ho fatto da 1 anno e mezzo, fatte le case di comunità, il personale dov'è? Non risponde nessuno, personale non c'è. Non è stato finanziato il personale, non è stata avviata la selezione per il personale, non c'è un'intesa con i medici di medicina generale, cioè noi rischiamo di avere delle scatole vuote senza personale. Lo sanno tutti, almeno quelli che dovrebbero saperlo. Ma produciamo i cartoni animati. Questa è oggi la nostra situazione. In Campania cerchiamo ovviamente di fare quello che possiamo. Intanto combattiamo sul versante dell'autonomia differenziata, perché qual è il trucco che vogliono utilizzare i nostri confratelli delle regioni ricche? Noi abbiamo residui di bilancio importanti, la Lombardia ha 12 miliardi di residui attivi, 12 miliardi. L'idea di federalismo differenziato sulla sanità e sulla scuola è questa. Noi lavoriamo con i nostri soldi, quindi manca il personale medico, l'autonomia differenziata deve autorizzare la regione X a stipulare contratti integrativi regionali, cioè a un medico del pronto soccorso io devo essere autorizzato a fare un contratto integrativo di 3.000 euro al mese. Dopodiché è chiaro che nel sud non abbiamo più niente da fare, se passa questa idea. Così per il mondo della scuola, per le scuole di specializzazione nel campo sanitario, autorizzateci a fare le scuole di specializzazione regionali, pagate con i soldi regionali,
Dopodiché davvero qui noi non saremo in grado più neanche di mantenere i servizi minimi di civiltà. Già oggi facciamo fatica a fare i turni nei pronto soccorsi, perché non c'è il personale. Allora, in queste condizioni noi cerchiamo di fare comunque la nostra parte. Stiamo combattendo. Per quanto riguarda i comparti industriali, cerchiamo di valorizzare ovviamente le cose migliori che abbiamo. Aerospazio, è stato detto, è sicuramente un comparto importantissimo e nel quale abbiamo produzioni di avanguardia anche qui in provincia di Caserta. Abbiamo molte aziende anche nel napoletano. L'agroalimentare, siamo un'eccellenza, abbiamo ancora problemi e pastoie per quanto riguarda pareri ambientali e pippe varie. Poi vi dico le cose che abbiamo cercato di fare come contromisura. Automotive e abbigliamento moda, questi sono i comparti trainanti per il nostro sistema. Ovviamente questo non vuol dire abbandonare altri sistemi, ma cerchiamo di incentivare le eccellenze che noi abbiamo. La linea che cerca di seguire la Regione Campania è quella di burocrazia zero. Lo abbiamo fatto eliminando tutta la documentazione cartacea per gli uffici del Genio Civile, abbiamo approvato il prezzario prima Regione d'Italia, abbiamo digitalizzato tutta la sanità campana, in un anno e mezzo saremo la regione più digitalizzata d'Italia. Passerà tutto per sistemi informatici, non si toccherà più nulla. Abbiamo modificato l'apparato regionale, sganciando dall'ufficio ambiente l'ufficio destinato a dare i pareri per le attività produttive, aziende, parchi eolici e così via. Abbiamo aggregato questo ufficio all'ufficio di gabinetto in maniera tale da controllare i tempi per l'emissione dei pareri. L'obiettivo è di emettere pareri massimo in 30 giorni, dopodiché licenziamo. Siamo appena partiti. Dopodiché l'obiettivo è questo, cioè avere una efficienza della macchina amministrativa che collochi la Campania all'avanguardia in Italia, come abbiamo fatto per i tempi di pagamento per i farmaci. Io credo che ce la faremo. Abbiamo in campo il più vasto programma di investimenti che riguarda la sanità pubblica. Abbiamo in corso la realizzazione di 15 ospedali nuovi, oltre le 172 case di comunità. Abbiamo in corso decine di investimenti nelle strutture, nell'ammodernamento tecnologico. Abbiamo deciso di varare progetti all'avanguardia per quanto riguarda lo svuotamento delle liste di attesa. Tenete conto che abbiamo fra 10 e 15 mila dipendenti in meno nella sanità pubblica campana. Fra 10 e 15 mila. E siamo stati la regione che ha retto meglio l'epidemia Covid. Abbiamo il tasso di deceduti per Covid più basso d'Italia. È un'altra notizia che non circolerà ovviamente nel paese. Burocrazia zero. Grandi investimenti nella sanità. Abbiamo un problema che riguarda le opere stradali, le opere edili e le opere di manutenzione dei beni culturali. Quando è stato approvato il PNR ci hanno alle regioni, queste opere stradali ve le finanzierete con i fondi sviluppo e coesione, quelli che sono bloccati da 10 mesi. Nel PNR non c'è neanche un'opera stradale finanziata, perché al sud si diceva utilizzerete quelle risorse. In questo momento abbiamo in Campania 500 comuni che non hanno un euro per fare le strade, che aspettano i fondi dalla regione sviluppo e coesione e a cui la regione non può dare nulla, perché questi fondi sono stati sequestrati con un'operazione di delinquenza politica a Roma. Dovremmo fare opere di manutenzione dei beni culturali. Visto che bella fontana delle tartarughe, dovremmo fare noi il restauro, a Reggio di Caserta, quando non sono finanziamenti nazionali. Non c'è un euro destinato a questi interventi. Stiamo combattendo. Stiamo cercando di approvare progetti territoriali. Master plan per il litorale Omizio, lo abbiamo approvato almeno definitivo, adesso dobbiamo passare alle opere. Stiamo cercando di implementare le opere per quanto riguarda la bonifica ambientale, gli impianti di depurazione sono tutti a norma, da Castel Volturno ad andare sopra,
abbiamo cominciato ad avere il mare pulito sul litorale casertano, abbiamo cominciato a realizzare il 100% di reti fognarie perché avevamo la metà del territorio senza reti fognarie. Adesso ci mancherà un 10-20%, ma siamo addirittura d'arrivo. Questo è un miracolo. Aver irreggimentato tutte le acque nei depuratori che abbiamo messo in funzione con finanziamenti importanti, mezzo miliardo di euro. Stiamo completando la liberazione del territorio dai milioni di tonnellate di ecoballe accumulati nel passato. Dovremmo avere un ambiente gradevole. Per quanto riguarda l'area industriale, un suggerimento agli imprenditori di Caserta. Siccome ritorna questa valutazione critica sui sottoservizi, i servizi che esistono nell'area industriale, vediamoci la prossima settimana, fatemi una segnalazione di tutte le carenze che vi sono. In questo caso la responsabilità è anche vostra. Ci siamo capiti? Svegliatevi, i soldi ci sono, ma svegliatevi, perché se voi dormite è inutile poi venirsi a lamentare, manca la rete fognaria, manca la corrente elettrica, manca l'acqua. Beh, e allora che aspettate a venire a portare il doyer per il cahier e dire, beh, dove sono i soldi per finanziare questo? E chi le fa? Se delegate la regione, le facciamo noi, non vi preoccupate. Ma muovetevi, perché non vorrei sentire per altri 20 anni che abbiamo problemi nelle aree industriali. E svegliare, i soldi ci sono, dipende da voi. Un'ultima cosa e finisco per il Sud. In Germania, 30 anni fa, hanno ereditato il loro mezzogiorno, che era la Germania comunista, caduto il muro di Berlino. 30 anni fa la Germania Est era il 40% del PIL della Germania occidentale. Nel giro di 30 anni la classe dirigente tedesca, in pratica, ha risolto il problema del divario est-ovest, che era il nostro divario nord-sud. Quella classe dirigente, senza parlare ogni 2 minuti della nazione, ha avuto un tale sentimento di patria da decidere che la priorità assoluta per la Germania era l'unità politica ed economica. Hanno deciso la conversione del Marco orientale, che non contava nulla, in 24 ore a parità con il Marco occidentale. Hanno investito per 20 anni 100 miliardi di euro l'anno e li hanno spesi. In 30 anni hanno unificato la Germania. Quando vedo quella situazione io mi sento umiliato da italiano. Noi stiamo da un secolo e mezzo a parlare di Sud Italia e il Sud lo abbiamo tradito e lo stiamo tradendo ancora di più oggi. C'è da vergognarsi. C'è da vergognarsi. E non abbiamo capito che se va a mare il Sud, va a mare l'Italia intera. Non lo hanno capito bene questo. Allora, se vogliamo fare seriamente il discorso sul Mezzogiorno, facciamo due cose e un'altra mezza. La prima, tutto il Sud, non un'area, un'altra area, ma tutto il Sud zona economica speciale, finché il PIL del Sud non raggiunge il 90% del PIL del centro-nord, senza limiti di tempo. Tutta l'area meridionale, zona economica speciale, abbattimento delle tasse, incentivi fiscali, l'ira di Dio, vogliamo attrarre gli investimenti, sì o no, o vogliamo prenderci in giro? Allora la misura da prendere è questa, tutto il Sud ZES, economica speciale. Secondo, moltiplichiamo per 100 gli ITS, cioè gli istituti di formazione post laurea, cioè decidiamo con il mondo imprenditoriale quali sono le figure professionali che servono. Abbiamo migliaia di aziende che non riescono a trovare le figure professionali necessarie.
Ma non facciamo come si fa in Italia, per far partire un ITS ci mettiamo 6 mesi, un anno, un altro carbario. Decidiamo di farne 100 in Campania, nelle materie che servono all'imprenditoria, e cominciamo a sfornare personale qualificato. Infine io credo che potremmo fare un'operazione tipo 285 che si fece negli anni della solidarietà nazionale, mandare al lavoro nella pubblica amministrazione 300.000 giovani del sud. Quando ho fatto questa proposta qualcuno mi ha raccontato che il lavoro lo creano le imprese, lo so pure io. Gli ho risposto innanzitutto che lo Stato è anche un grande imprenditore e che senza una pubblica amministrazione efficiente non funziona neanche il comparto privato. Perché se per avere un parere, per avere un certificato ci metti 6 mesi, anche l'imprenditore privato se ne va ad investire fuori dall'Italia. Potremmo fare salari differenziati. Dobbiamo fare il PNR, e chi lo fa? Nei comuni non c'è più un ufficio tecnico all'altezza di questo nome. Non riescono a fare neanche le manutenzioni ordinarie nelle strade. Ma chi li deve fare i progetti? E nonostante questo, siamo malati di demagogia. Sarebbe una cosa straordinaria, una misura shock per trattenere i giovani, soprattutto laureati nel sud. Zona economica speciale per tutto il sud. ITS moltiplicati per 100. Un piano per il lavoro per i giovani del sud, anche con salario differenziato, ma con la prospettiva della certezza del lavoro nell'arco di 2 o 3 anni. Io credo che daremmo una svolta alle politiche meridionaliste. Ma così come stiamo combinati non andremo lontano. Finisco. Io ovviamente non posso non trasmettere a voi un messaggio di speranza, anche perché se vi disperate non è che la situazione migliore. E che vi disperate a fare? Avete un campo di attività che fra l'altro non vi vincola in maniera asfissiante ai tempi, alle liturgie della politica. Sì, potete avere problemi, ritardi, rapporti, l'amministrazione, però alla fin fine, quando decidete il vostro investimento, non è che dovete fare i conti con qualcun altro. La catena di comando è chiara. Decidete l'investimento, lo fate, andate avanti, vedete i reparti che nascono, vedete i prodotti che vanno sui mercati, magari a livello mondiale. Avete motivo di essere gratificati e soddisfatti. Il problema è il mio. Caro Farietti, tu te ne torni in questo ambiente fantastico, Botticelli, la statua di tartarughe, le sfide, Napoleone, e io me ne torno e trovo i disoccupati organizzati, il comitato di lotta, i bros lista numero 1, bros numero 2, volevano per forza il posto di lavoro alla regione, sono 7 anni di assedio, abbiamo detto di no, che quella storia era finita. Ho raccontato a qualche amico, finisco con questa battuta per farti sorridere, la vicenda dei bros. Adesso una parte li abbiamo andati a lavorare, ma in imprese private, non alla regione. L'abitudine che avevano era quella di venire, ecco, questo è il periodo giusto, primavera-estate, il tempo migliora, e dunque si arriva sotto la regione Campania, sotto la mia finestra, si arriva in blocco con i fischietti, i tamburi, i tamburelli, le trombe, i megafoni, gli altoparlanti, i bidoni di latta, del petrolio, l'ira di Dio, e si comincia, diciamo, verso le 10, diciamo, non si svegliano, diciamo, verso le 10 comincia l'attività, prendono servizio, vanno in ufficio sotto la regione, si sta, lavoro, lavoro, canti, lavoro, l'ira di Dio, e poi intervallati da canti, suoni, musica popolare, neomelodici, e poi i tamburi, e capitò un evento del genere un pomeriggio che mi era venuto a trovare un ambasciatore di un paese asiatico che non nomino, ed eravamo lì seduti davanti alla finestra, un lavoro, le trombe. A un certo punto il segretario di questo sant'uomo si avvicina e dice: "What's that?" Dice: "Cos'è questa cosa?" 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora. Ebbi allora un colpo di genio, ho detto: "Dica all'ambasciatore che è in atto una manifestazione di folklore religioso." L'ambasciatore accennò ad alzarsi, a fare un inchino, che era già una cosa buddistica, così, Dalai Lama.
ce la siamo cavate così, a conferma del fatto che siamo gente creativa. Allora, cari amici, il messaggio è di fiducia e di speranza comunque, non nel governo, non ho l'audacia di proporvi questa fiducia, diciamo, ma nelle nostre forze, nella nostra volontà. A Caserta avremo fra l'altro un bellissimo programma per Caserta da Re, l'estate da Re a Caserta, avremo bellissimi spettacoli e in vista, dov'è Marino, lo vedo più, un bel investimento di 20 milioni di euro nel canapificio che abbiamo davanti alla Reggia di Caserta, facciamo un altro bel investimento, un museo e un hub trasportistico, chi te lo doveva dire, e insomma continuiamo a combattere, non perdiamo la fiducia nelle nostre forze e nella unità delle componenti che non vogliono arrendersi in questo paese. Un saluto cordiale a voi e alle vostre famiglie, buon lavoro. Ringraziamo il presidente Vincenzo De Luca, c'è ancora tanto da fare, no, restate qui, il presidente credo che ci lasci perché forse ha una manifestazione di folklore religioso, no? Che lo attende. Vi lascio per andare a Roma, non è che vi... Ah, vabbè, allora, buon viaggio presidente. Allora, siamo in chiusura, però ci attendono, ecco qua i saluti al presidente, diamo 2 minuti. Un applauso al presidente Vincenzo De Luca. E allora, un'analisi, lo avete sentito, un'analisi davvero ricca.